e cerco sempre di avere un approccio razionale alle questioni, trovare le soluzioni, capire anche il punto di vista di chi sta dall'altra parte. Beh, su questa vicenda dell'Iribus devo contravvenire a, come dire, ad una sorta di atteggiamento e di modalità politica. Questa è una vera porcata. È una vera porcata, credo che dobbiamo affrontare senza mezze misure. Guardate, possiamo dire tanti sì, possiamo vedere, possiamo valutare, ma bisogna dire un no forte e squillante. La fabbrica non si chiude, perché se non si parte da questo è difficile riuscire a trovare poi un'intesa. Non c'è niente che possa spiegare perché bisogna chiudere questa fabbrica. Dopo tanti investimenti fatti, dopo, come dire, una serie, come dire, di valutazioni che sono state fatte, questa fabbrica ha tutte le possibilità per poter continuare ad andare avanti, per poter continuare ad andare avanti. E non succede questo per il semplice fatto che c'è, diciamolo, un governo inesistente e un governo regionale di una leggerezza insopportabile. Un assessore che non esiste, che non affronta le questioni, scappano di fronte alle difficoltà. Nessuno nega le difficoltà. È una crisi profonda, estesa, è una crisi che non riguarda solo noi, riguarda tanti altri, però è una crisi che richiede nessun cedimento alla rassegnazione. Richiede che le forze politiche e i governi facciano la loro parte. E non c'è nessun'altra parte se non quella di stare a fianco dell'industria, dell'impresa, dei lavoratori, della produzione. Questo è il tema oggi. Ed è un tema che noi dobbiamo affrontare senza rassegnazione. Martedì il gruppo regionale del PD ha chiesto le dimissioni dell'assessore Vetrella. Vada via. Vada via. Vada via. Ci siano interlocutori credibili, seri, che affrontano le questioni con determinazione. Io non voglio ragionare adesso di tutte le ipotesi alternative, perché vi induco anche a non farlo. Ragionare delle ipotesi alternative significa già rinunciare alla principale. La fabbrica non deve chiudere. Quindi bisogna ragionare di questo. La fabbrica non deve chiudere. Ci sono maestranze, professionalità, intelligenza e c'è anche il mercato, guardate. C'è anche il mercato, perché quest'idea che c'è un mercato che non sia in grado di accogliere l'innovazione che qui siete in grado di fare è assolutamente falsa, è falsa.